Ciao, benvenuto o bentornato, io sono Leandro Lombardo e come ogni mattina dal lunedì al venerdì sono qui con voi per raccontarvi tutto ciò che gravita intorno al mondo Juve e qualche chicca anche sulle altre squadre. Ragazzi, oggi ero indeciso se parlare di questa cosa perché non vorrei dare spazio a voci troppo grosse allo show, ma cercherei di raccontarvi giornalmente quello che è il mercato. Allo stesso tempo però non posso farne a meno. Infatti, ieri, durante una diretta su Juventus, Luca Monblano ha detto che Neymar, o comunque il PSG, avrebbe offerto Neymar alla Juventus e che Cristiano Ronaldo si sarebbe riofferto alla Juventus tramite Mendes. Ecco, non voglio dire che è una bufala, non voglio dire che sta mentendo, sto semplicemente dicendo che magari sta facendo show. Durante i colloqui con le varie squadre magari possono uscire tanti nomi per provocazione o anche banalmente le idee pazze, quindi non mi sento di escludere nulla, sarei un pazzo se lo facessi. Così non mi come non mi sento di escludere che Pogba domani si sveglia e dice no, non voglio andare alla Juventus, anche se mi sembra altamente improbabile, come altamente improbabile mi sembra l'arrivo di Neymar e Ronaldo alla Juventus, anche perché la Juve ha fatto delle scelte specifiche sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico, e sinceramente io sono totalmente concorde a quella che è la nuova linea Juventus, cioè investimento su degli asset che possono avere un valore in futuro. Mentre su Cristiano Ronaldo vi direi assolutamente no, non lo rivoglio, cioè nel senso l'abbiamo mandato via. In realtà se n'è andato via gli ultimi giorni di mercato, onestamente può farsi l'Europa League. Su Neymar io ho un piccolo debole, quindi Neymar, diciamo che in squadra lo vorrei vedere, anche se ha avuto tantissimi problemini durante gli ultimi anni. E se proprio mi dici, Leo, quale secondo te delle due più verosimile può essere quella di Neymar, che comunque è un attacco stellare, il PSG ha soldi per pagarti una parte di stipendio e magari ne esce fuori un prestito pazzo, quindi quella non lo escludo. Allo stesso tempo, io vi ricordo che lo stesso Mblano aveva dato per Suarez alla Juve in questa stagione, o perlomeno contatti, proposte di Suarez alla Juve, e Pogba che poteva andare al PSG così nel nulla. Io penso che Luca, come tanti giornalisti, in questo momento di stallo totale delle trattative, stiano in un certo senso amplificando delle cose che secondo me non sarebbero neanche da raccontare. Perché poi a livello di tifosi passano le trattative per Pogba e Di Maria come delle trattative che non valgono nulla. In realtà hanno tantissimo valore. Visto che ho dedicato abbastanza tempo a questa parte, andrei velocemente sugli altri discorsi. Szczęsny in ritiro ha fatto sapere di voler restare alla Juventus fino al 2025. Occhio, ha detto 2025. In realtà il giocatore ha ancora 2 anni di contratto, quindi il contratto gli scaderebbe nel 2024. Ha un'opzione di rinnovo facoltativa come Cuadrado? Chi lo sa? Quindi staremo a vedere. Questo era un po' il giallo che era uscito fuori ieri, soprattutto su Twitter. Chi invece il contratto in scadenza è Adrien Rabiot, che a quanto pare, secondo l'Equipe, ha chiesto la cessione. Ci sono diversi club in Premier interessati. La Juventus parte da una richiesta di 20 milioni, ma sui 15 probabilmente si va a chiudere. Vedremo se Newcastle, Chelsea o Manchester United spingeranno per avere il giocatore francese in Inghilterra. Sostituto di Rabiot potrebbe essere Fagioli nello scacchiere, Fagioli che però Alfredo Pedulla ha aperto a un possibile prestito alla Cremonese che starebbe spingendo per il giocatore. Da quanto sappiamo, Fagioli vorrebbe rimanere alla Juventus e accetterà il rinnovo solo se rimane alla Juventus. Vediamo quel che succederà. Passando ai giovani, passando anche al prossimo anno e pensando alla fascia sinistra bassa, cioè quella di Alessandro, la Juventus vorrebbe avere una prelazione su Doggi con l'Udinese. Vediamo se ci riuscirà. Questo secondo Franco Leonetti, che avremo ospite mercoledì a Clamoroso su Twitch dalle 22. Passiamo alle esigenze della Juventus per la fascia sinistra, in attesa di Chiesa che tornerà verosimilmente tra ottobre e novembre. La Juventus spinge tutto o quasi su Kostic. Infatti il giocatore ha dato, come ben sappiamo, l'assenso totale alla trattativa, vuole solo la Juventus. La Juve a quanto pare ha fatto una prima offerta che è di 12 milioni e potrà arrivare con bonus al massimo a 17-18. Questo l'avevamo detto
su AGG News, su Telegram ed è stato confermato oggi dal Corriere. Per Kostic sembra cosa fatta, le lusinghe della Juventus hanno funzionato, lusinghe che pare stiano funzionando anche per Angel Di Maria. C'è un po' più di positività nell'aria dopo la negatività della passata settimana. La Juventus finalmente non ha messo nessun tipo di vincolo alla scelta del giocatore, il giocatore stesso che insieme all'entourage ha detto che si darà un vincolo entro il quale non andare. Infatti, a giorni dovrebbe arrivare la risposta di Di Maria, diciamo entro la settimana. Vediamo cosa risponderà di sicuro le lusinghe della Juventus, il fatto che siano andate incontro a tutte le esigenze del giocatore è piaciuto tantissimo all'entourage, l'unico cruccio è la famiglia, che ragazzi in parte io capisco, cioè nel senso vogliono andare in Argentina, in Spagna magari avrebbero già un ambiente che conoscono, pensa te queste persone che vengono qua in Italia e stanno un solo anno, lingua diversa, abitudini diverse. Cioè, cambiare le abitudini per un solo anno e poi ripartire, onestamente, darebbe fastidio pure a me, soprattutto se hai possibilità di scelta. Io ve lo dico la mia, Di Maria, o viene alla Juve o torna a Rosario. Questa è la mia impressione, poi vediamo, poi magari ci stupisce. Passando alle altre squadre, primo colpo della Lazio, ha preso Marcos Antonio, centrocampista dello Shakhtar. Complimenti alla Lazio per questo primo colpo, ieri ha fatto le visite mediche. E attenzione, notizia reale che anche oggi la Gazzetta ha fatto una prima pagina su Lukaku. Siamo al totale di 9 su 15, quindi negli ultimi 15 giorni 9 copertine dedicate a Lukaku e 2 dedicate a Dybala. Diciamo che l'Inter insieme a Marotta sta prendendo i palcoscenici. Gazzetta parla solo di Inter, Di Marzio parla solo di Inter. Campagna abbonamenti, probabilmente stanno facendo per quello. La cessione arriverà nel momento in cui il totale degli abbonamenti per il prossimo anno probabilmente sarà quasi raggiunto. Vedremo cosa succederà. Intanto io vi ringrazio ancora una volta per essere stati anche questa mattina con me. Vi faccio un caro saluto e ci vediamo alle 11:11 su Twitch per parlare di questi argomenti. Grazie mille, buona giornata.